Ben ritrovati, buon primo dell'anno! E ve l'avevo detto che vi portavo anche fuori, perché tanto gente che passa e sbircia ce n'è, quindi facciamo anche un po' di show all'aria aperta. Perché vi domanderete questo look un po' ecco alla maga? Beh, perché siamo al primo dell'anno, potete anche trovare su uno dei siti con i quali collaboro l'eroscopo per il 2019, lovesexfood.com. Cosa c'è? Che? 5, 6, 7, 8, cosa? Allora, è bellissimo perché io non vedo nulla, non vi sto vedendo, non posso salutarvi in diretta, ma mi ripiglio poi. Ma mio marito mi sta dicendo in quanti siete presenti adesso. Buon anno! Allora, intanto c'ho quattro piani sopra che si stanno domandando quanto sono rimbecillita. Moltissimo. Ma però noi oggi vi vogliamo tenere a compagnia ancora con una nuova ricetta, come recuperare pandoro, panettone e torrone con una ricettina veramente svelta, svelta, quella del semifreddo al torroncino con base di pandoro panettone che potete vedere qui. Ora è un po' che l'ho tirato fuori dal freezer. Mamma che buono! Spettacolare! Vi siete appena alzati? Io sono sicura che c'è gente lì che si è appena alzata. Beati voi! Noi in piedi alle 9 stamattina, ho fatto tipo 25 km in bici per fare sgambare i nostri rospi. Allora, io me lo finirei veramente questo torroncino tutto da me perché io impazzisco per il torroncino, difatti quello che manca. Però ne ho avanzati 100 grammi, che sono quelli che servono per la nostra ricetta, che possiamo fare in piccole monoporzioni come ho fatto prima o in una grande come questa. Per essere più pratici facciamo quella grande oggi. Allora, primo step è quello di sbriciolare il torroncino avvalendoci di un Prode mixer che avrà 45 anni. Se qualcuno vuole offrirmi un mixer, lo sponsorizzo top alla grandissima. Buon anno per chi si è appena collegato. Stiamo facendo il semifreddo al torroncino con base di pandoro o panettone, che è veramente sensazionale. Ora saranno passate le 4 perché ho dei condomini particolarmente puntigliosi, non vorrei dar noia. Allora, eccoci qua, il nostro torroncino è sbriciolato, mentre qua andiamo a montare, ecco qua, 140 cc di panna fresca. Eccoli, e anche lì facciamo partire il nostro valorosissimo mixer. Cosa ci resta da fare? Poco in verità, perché dobbiamo aggiungere alle uova lo zucchero. Abbiamo due rossi d'uova, 60 grammi di zucchero. Non serve molto zucchero perché ovviamente il torrone è una bomba in quanto a dolcezza. Eccoci qua. Visto che sono solo due tuorli, potete anche montarli con la forchetta. Eccoci. Noi andiamo avanti fino ad ottenere un bel compostino spumoso. Raccontatemi che avete fatto ieri sera, che avete mangiato, dove siete stati, avete fatto i botti, pesce o ciccia, che c'è stato ieri sera? Ma soprattutto avete condiviso questo splendido inizio 2019 con qualcuno che amate? Ah, per l'appunto, per chi non lo sapesse, io mi occupo di cucina afrodisiaca, anche in questo caso le uova sono molto ricostituenti. Per chi ha voluto prestare fede al detto, insomma, chi fa l'amore a Capodanno fa l'amore tutto l'anno e ha bisogno di un rinforzino, eccoci qua. Stiamo facendo il semifreddo al torroncino, ci sono anche le noci, le noccioline dentro, ovviamente al nostro bel torroncino che ci danno lo zinco utile alla metabolizzazione del testosterone, ma quante ne saprò, non riesco a capire come mai non mi chiamino a condurre una trasmissione paramedica a questo livello al quale sono arrivata. Allora, eccoci, noi abbiamo i nostri bianchi belli spumosi, la nostra panna è praticamente pronta, ci serve solo un altro passaggino. Guarda che ricetta veloce che vi suggerisco. No, sai che io uso il panettone in questo caso, ecco qua. Uso il panettone che secondo me rende di più. Perché? Perché ha questi bei canditi con questo già sapore un po' agrumato che secondo me si sposa molto bene con il torroncino. Allora andiamo a calcolare più o meno
come potrebbe essere questa base, ecco, ci ho messo un po' di pellicola per alimenti, come vedete, perché in tal modo non si attaccherà il nostro semifreddo quando lo andremo a servire. Andiamo a fare una base, ecco qui, spegniamo il mixer e anche qui ci siamo. Andiamo a staccare la panna e ci sono veramente pochi passaggi da fare, come avete visto. Ecco qua. Allora, qui abbiamo le uova. Abbiamo montato con lo zucchero due rossi d'uovo, avevamo la panna 140 cc, ma poi le dosi ve le metto, a ricetta finita ve le metto, ecco qua. Non ci resta che aggiungere anche il nostro torroncino polverizzato, ecco qua, nella planetaria. Una piccola mescolatina, ecco qua, dall'alto al basso, così non andiamo a smontare le nostre uova, ma mescoliamo per benissimo. Eccoci qua, stiamo facendo, dicevamo, il semifreddo al torroncino con base di panettone, che è veramente una golosità. Guarda che bella, che bella corposa questa crema di torroncino. L'andiamo a spalmare sul nostro panettone, ma possiamo usare anche il pandoro, tutto questo per non rifilarlo, come dicevamo sempre al padrone di casa, che se lo trova a colazione pandoro e panettone fino a Pasqua, poveraccio. E invece noi lo serviamo nelle settimane successive alle nostre feste con tante buone idee. Vediamo domani se trovo il tempo di postarvene un'altra, che secondo me è veramente deliziosa e sfiziosa. Ecco qua. Quanto ci abbiamo messo? Pochissimo. Quant'è che siamo in diretta? Da quanto dura questa diretta? Ecco qua, poco. Io intanto continuo a salutare chi ci sta seguendo. Eccoli. Bene. E questo andrà messo in freezer. Quando andremo a tirarlo fuori dal freezer mezz'oretta prima di tagliarlo a fettine e servirlo, poi andremo a a decorarlo con dei ghirigori di cioccolato fuso, se vogliamo, o con una salsa magari al limone o al mandarino, che potrebbe essere anche un'idea. Bene, un augurio di un fantastico e afrodisiaco 2019, un grande bacio anche a tutte le persone che ci seguono dall'Argentina, hola, dall'Australia, hi there, e da tutto il resto del mondo, perché sono veramente tantissimi, soprattutto Panozzo, perché terra dei migranti la mia, vi ho nel cuore, mi piace essere la vostra ambasciatrice, qui siamo a Prato, però pur sempre vi porto un briciolo di altopiano anche dove voi siete, e a tutti gli altri naturalmente i miei più calorosi e cari auguri, appunto, per il nuovo anno che sta iniziando e sarà semplicemente meraviglioso, top, meglio dell'anno scorso, quasi sicuramente. Grazie, a presto!